Ciao a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo 18° appuntamento con God of War Ascension. Vi avevo lasciato qua che avevo preso gli occhi della verità. E ora cercheremo di proseguire con le nostre. Ma sparito tutto. Cioè, non dirmi che devo rifare tutto da capo, ma... Ah no, meno male, siamo tornati di nuovo qua. Ora dovremo riprendere il nostro che storia. No, dove vai? Aia, porca troia. No, com'era? Ok. Quindi. Così. Non so cosa sto facendo, sto andando a tentativi per vedere. Perché non me l'ha aperto? Porco cane. Troppo lontano. Ah, ecco. Oh no, mi è sparito ancora, dai. Però... Ah, aspetta. Qualcosa succede, qualcosa succede. Wow.
Mi spiace, Spartano. Oh, porca. Erano vicine. Ho cercato. Abbiamo progetti speciali per te, figliola. Nonostante gli sforzi, non ottieni mai nulla. Ecco. Venite, sorelle. Lo faremo a pezzi tra le mura del Centimane. Kratos si ritrovò sconfitto. E questa volta nessun olimpico l'avrebbe aiutato. Soddisfatte, le sorelle tornarono a casa con la loro preda. Dentro le mura della loro prigione avrebbero scavato nell'anima ferita del guerriero, relegando nuovamente Kratos al ruolo di servo di Ares. Questo non è buono. Ecco come ho fatto a finire in manetta all'inizio del gioco. Cioè, incatenato. Che lunga attesa. Brutte troie. Mai. Mai più. Bene, ora che sa cosa ci aspetterà. Ah, ecco da dove arriva il... lo strano oggetto rosso che gli ho starrappato. Bene, ora qua siamo ritornati nel presente, presumo. Aspetta. Questo. Ehi amici, finalmente vi siete fatti vivi. Ho voglia di spaccare il culo un po' questo. Dai, vieni qua, stupido verde amico. Ma vai via. Ma cosa vuoi? Ok, qua devo costruire il ponte. Ops.
Sono stato via troppo a lungo. Vi vedrete domattina. Vieni. Oh oh. Col tempo dimenticherai. Catroia. Tutto ciò che hai perso sarà di nuovo tuo. Sei questo ciò che vuoi per continuare a servire Ares? Allora questo è ciò che avrai. È solo un'illusione! Posso essere la tua realtà. Il difficile passato, Spartano. Hai portato a termine il sacrificio ultimo. Se ti offrirai a noi completamente, potrai vivere senza indugio in una beata illusione. Mai! Allora accetta la morte come realtà! Hai commesso un grave errore, Spartano. Te l'ho fregata, stupida puttana. Oh, arriva mister. Un ninnolo non può sconfiggerci, sorella. Osi sfidarmi? Sei solo un mortale. No, sono Kratos. Avresti dovuto accettare la nostra offerta, Kratos. Ora pagherai per il tuo errore. Sono la regina delle furie. E me ne fotto un cazzo che sei. Oh merda. Scherzavo. Un po' mi interessa. Oh cazzo. Aiuto. Oh mamma mia. Non puoi fuggire. Cercata, Spartano! Oh cazzo! Oh oh! No, la barca no! E mo che cazzo? Oh no!
Tu hai tradito le grandi speranze di Ares. La pagherai per aver ucciso Megera! Cazzo, oh, fare in culo, eh. Ricaricati, minchia. Forse non è tanto piccolo. Ciao.
cazzo. Non so che cazzo sto facendo, ma va bene. Fanculo. Ah, Parigi. Stupido coso. Non sei degno di essere chiamato Spartano. Per colpa tua ho perso tutto! Ma ti porterà soltanto dolore! La mia morte non ti libererà da questa follia! Oh cavolo. Non avrei avuto il coraggio di scegliere la tua strada, Spartano. Porcus. Avrei accettato l'offerta delle mie madri. Preferisco la realtà. Ho paura che rimpiangerai la tua scelta. Sappi che Ares custodisce ancora il tuo vincolo. Non è possibile. Prima che le uccidessi, le mie madri mi hanno fatto di nuovo guardiano del tuo patto.
Per essere libero, devi uccidermi con le tue mani. Non riesco a capire. Se tu non mi liberi, mio padre eserciterà il suo potere su di te. Inoltre, io vivrò tormentato in eterno. Ho già versato troppo sangue innocente. Non hai scelta, Spartano. Distruggi il vincolo, uccidi Ares e ottieni vendetta. Non sono mai stato il guerriero che mio padre sperava, ma ti chiedo soltanto una cosa. Dammi un'onorevole morte. Con la morte di Orcus, il patto di sangue con Ares era finalmente reciso. E la mente di Kratos tornò a riconoscere la dura verità. La verità dell'assassinio compiuto, il massacro di sua moglie e sua figlia, la mattanza causata dalla sua inestinguibile ambizione. Riemerse in tutta la sua chiarezza e mutò nelle visioni che lo avrebbero tormentato per sempre. Così, liberatosi dalla follia delle furie, ma tormentato dalla verità sul suo passato, Kratos abbandonò la sua unica vera casa per cercare di rimediare agli errori commessi. Bene amici e amiche, siamo arrivati alla fine purtroppo di questo gameplay di God of War Ascension. Spero che vi sia piaciuto, commentate e niente, ormai è finito, non c'è più niente da dire. Vi aspetto ai prossimi gameplay e adesso vedrò di fare qualcos'altro. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA e dal nostro Kratos.